Allora, possiamo riprendere la seduta del Consiglio, se i consiglieri si sistemano. Grazie. Allora, la pausa è servita per mettere a punto alcune questioni e soprattutto per approfondire tutti gli aspetti. Lascio la parola al segretario generale, dottor Chianese. Allora, parlo oltre che da segretario anche da responsabile dell'ufficio finanziario pro tempore fino al 30 di aprile, quindi è chiaro che è solo mia la responsabilità di questa discussione. Ribadisco quello che ho detto al consigliere Allasia: i prospetti non sono superflui, ma sono prospetti, gli allegati da E, da D a K, sono prospetti di entrate divisi per tipologie e categorie, prospetti delle spese divise per missioni e programmi, prospetti di spese divisi per missioni e programmi, di dati già in possesso dei consiglieri per la Commissione Finanze nello schema di rendiconto. Nulla di questi allegati modifica lo schema di rendiconto, nulla di questi atti modifica il contenuto e il merito della deliberazione che noi andiamo ad approvare. Rispetto a un'eccezione formale che il consigliere Allasia ha avanzato, ritengo opportuno, per evitare qualsiasi tipo di equivoco, e questo è il parere che suggerisco al Consiglio, rinviare il Consiglio per i giorni utili con scadenza da venerdì, quando sono stati inviati tutti gli atti ai consiglieri, compresi questi allegati, che ribadisco sono dei prospetti riepilogativi di dati già contenuti nei documenti presentati alla Commissione, sapendo di rispettare un principio formale così come è previsto nel nostro regolamento ed evitare un possibile ricorso su un atto già approvato che comporterebbe delle dinamiche conseguenti delicate per l'attività dell'amministrazione. Quindi questo, mi sono confrontato evidentemente anche con dei legali rispetto a questo. Ci sarebbe la possibilità evidentemente di difendersi, perché come ho detto gli allegati non modificano in alcun modo, e quindi la scelta fatta dall'ufficio in termini di economia di non inviarli può essere anche giustificata e giustificabile anche in sede giurisdizionale, ma ritengo opportuno e corretto non esporre l'amministrazione a questi accadimenti. Grazie al dottor Chianese. Io prendo atto di questa delucidazione molto chiara e pertanto, per quanto mi riguarda, io mi attengo alle indicazioni del dottor Chianese. Presumo che adesso chi vuole possa esprimere le proprie valutazioni e le proprie riflessioni. Consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente. Va bene, prendo anch'io atto delle motivazioni che ha detto testé il segretario, anche perché ovviamente è una questione di tipo tecnico e non politico. Invece la proposta che vorrei fare, e penso, anche se non mi sono confrontata a nome della maggioranza, è che, visto che non si è potuto intervenire per tempo ad annullare questo Consiglio Comunale, perché noi pensavamo comunque che nella sostanza
fossimo comunque corretti, nella sostanza lo si era, visto che andiamo dietro alle formalità. Io comunque ho avuto tempo da venire il discorso a oggi a rivedermi questo, anzi lavorando di settimana, confesso che di sabato e domenica è andata benissimo per me. Però detto questo, giusto per evitare ulteriori costi al nostro comune per la nostra presenza qui, propongo di annullare il nostro gettone di presenza. Grazie. Grazie consigliere Milazzo. Signora Lasia, prego. Grazie Presidente. Devo ringraziare il segretario perché ha dato la sua opinione favorevole alla richiesta che ho fatto. Devo però annotare che gli allegati, gli schemi, le note integrative non sono una sovrapposizione, ancora una volta, un duplicato dei dati già a disposizione, perché sono tutti documenti che aiutano a leggere meglio lo schema di rendiconto. E questo è lo scopo degli allegati. E quindi questi svolgono una funzione complementare ma necessaria allo schema di rendiconto medesimo. E questo è estremamente semplice e razionale, altrimenti non ci sarebbe bisogno di avere degli allegati che ripetono pedissequamente le stesse cifre dello schema di rendiconto. La sostanza quindi c'è, non è solo una questione di forma, soprattutto facendo riferimento, ripeto, alle note integrative. Nelle note integrative ci sono dei passaggi chiarissimi dove vengono spiegati i criteri adottati per le scelte adottate nello schema di rendiconto. Senza quelli diventa estremamente più difficile leggere lo schema di rendiconto. Per cui accolgo con favore le dichiarazioni del segretario, con la nota che dicevo prima. Qua non si tratta di formalismo, si tratta di principio e di sostanza. Grazie. Grazie al consigliere Allasia. Quindi se non ci sono altre dichiarazioni, il consiglio si chiude. Se non ci sono altre dichiarazioni, ovviamente. Se qualcuno chiede la parola, prego consigliere Somaglia. Ma prendiamo atto della dichiarazione del segretario. Per noi non ci sono problemi a rinunciare al gettone, anche perché mi sembra dovuto e ovvio. Certo, rimane il rammarico di non poter discutere di un documento che importante, che è la sintesi di quello che è stato fatto dall'amministrazione nel 2016. Per carità, ne discuteremo tra qualche giorno, tra qualche settimana, però rimane anche il dubbio che forse il lavoro e non dagli uffici, e risottolineo non dagli uffici, non sia stato fatto in maniera compiuta. Ecco, grazie. Bene, allora prendo atto che non ci sono più. Consigliere Tripodi, prego. Prego, consigliere Tripodi, poi consigliere, assessore? No, non ho capito. Anche noi parlano a me. Hanno capito. Prego, poi chiedo io un chiarimento al consigliere Somaglia perché non ho capito. Prego, prego, consigliere Tripodi, tocca a lei. Appunto, a nome del gruppo di Bradomani. Anche noi prendiamo atto dell'intervento del segretario. Diciamo che sono cose importanti, si tratta di formalità, ma a volte la forma
è qualcosa di importante, essenziale per una convivenza civile di tutti noi. Le regole vanno rispettate, ma su questa partita ci sorge comunque un piccolo dubbio, più che altro, visto e considerato che non solo io, ma anche il mio collega di gruppo, presente già in altri momenti, in consiglio comunale, magari in altre consigliature, io ancora già nella scorsa, avvenimenti del genere diciamo non sono mai emersi. Questa cosa può porre il dubbio di qual è il problema magari anche all'interno dello stesso apparato amministrativo, degli uffici e anche dell'ufficio della ripartizione finanziaria, se problemi ci sono, vediamo, questo sì è compito dell'amministrazione in carica di risolvere, per far sì che sia un ufficio che non faccia più, mi scusi ragionier Merlino, non abbia più motivo o modo di poter avere queste lacune che noi riteniamo veramente formalismi. Noi siamo sempre fermati molto alla sostanza, quindi la nostra interrogativo è: forse dobbiamo vedere quali possono essere stati i problemi, cose che non sono mai capitate negli anni scorsi, più che altro in senso di mezzi, risorse e quant'altro. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Signor Sindaco, prego. Credo che di fronte alla dichiarazione del segretario noi ci atteniamo, e se c'è una questione di tipo formale la rispettiamo. Non abbiamo avuto mai, né in questa occasione né in altre, intendimenti di nascondere alcunché. La delibera è stata approvata in tempo utile, è stata depositata. La base sulla quale si sarebbe votato questa sera era il conto consuntivo approvato dalla Giunta, consuntivo di un anno di attività amministrativa molto intensa. Questioni assolutamente formali ci impongono di spostare per non mettere in pregiudizio l'attività dell'amministrazione, come ha accennato il segretario. Questo non elimina, anzi aumenta la grande fiducia che ho nei suoi confronti, per il supporto tecnico che ho nei confronti dell'ufficio ragioneria, che ha con molta con la caratteristica che lo contraddistingue dichiarato di non aver spedito questi allegati per ragioni di mera economicità, e devo dire che questo elemento non è un elemento che possa essere dovuto a malfunzionamenti o a questioni. Credo che l'ufficio ragioneria funzioni benissimo. Questa scelta di inviare o non inviare dal punto di vista tecnico ha una serie di ripercussioni di tipo formale, ne prendiamo atto. Ci ritroveremo a discutere del bilancio tra qualche giorno. Mi rendo conto che le questioni, ognuno di noi può avere bisogno dei suoi momenti di colpo di teatro. Qualcuno ha scelto di averlo questa sera, poteva per esempio una settimana fa con molta tranquillità comunicarlo e il Consiglio Comunale veniva rinviato, ma ognuno decide di far politica come meglio crede.
Grazie, signor Sindaco. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, devo intervenire perché sono stato richiamato adesso dall'intervento del Sindaco. Colpo di teatro. A me non importa se lei mi crede o meno, non ha nessuna importanza, ma io fino a 5 minuti prima di entrare in Consiglio non sapevo che cosa avrei fatto. E ho fatto questo semplice ragionamento e mi sono detto: perché io che, come alcuni altri consiglieri, abbiamo voluto studiare tutti i documenti che ci sono stati inviati, abbiamo dovuto farlo con così poco tempo a disposizione? Perché deve succedere questo? C'è qualche ragione pratica? Nessuna. Perché bisogna far passare il principio per cui le regole sono facoltative, sono supplementari. Proprio le regole che riguardano l'esercizio principale delle nostre funzioni nel Consiglio Comunale. Guardi, la questione è questa. Io una settimana fa non sapevo neanche dell'articolo 233 del testo unico degli enti locali, né sapevo dell'articolo 62 del regolamento di contabilità. Ne sono venuta a conoscenza qualche giorno fa e da qualche giorno che sto pensando qual è la cosa migliore da fare. Io penso che qua non sono a difendere una posizione personale, ma sono a difendere il diritto di tutti i consiglieri, oggi e domani. Che poi vogliono o meno esercitare questo diritto è un problema di ciascuno di noi. Ma questa per me deve essere una posizione sacrosanta. E lo devo anche per il rispetto al lavoro dell'ufficio. E poi, questa cosa qui è già successa a luglio con il DUP. Quel documento lì gridava vendetta. Era un documento invotabile, dove c'era solo il lavoro dell'ufficio. Mancava tutto il lavoro dell'amministrazione. Perché? Perché dovrei, come consigliere, non esercitare il mio diritto di sindacato ispettivo? E voi rimproverate a me la tempistica con cui vi richiamo al rispetto delle regole. Ma se voi già sapevate in partenza che non rispettavate le regole, cosa venite a dire? Cosa venite a rimproverare a me? Perché questo lo sapevate da cosa avete detto. È stata fatta una scelta di non inviare tutti i documenti. È stata fatta una scelta. È stato scelto di non inviare tutti i documenti, compresa la nota integrativa, documento importantissimo, compresa la proposta di delibera. Allora, quindi sapevate, perché io magari non conosco il codice a memoria, ma immagino che i responsabili li conoscano e sappiano di che cosa stanno facendo. Quindi non venite a rimproverare a me la tempistica, perché quando uno fa presente che c'è un problema, normalmente non si indica chi ha indicato il problema, ma si cerca di risolvere il problema. Questo atteggiamento non lo tollero. Allora, partiamo dal presupposto che nessuno tollera la violazione delle regole. Nessuno. Né consiglieri di maggioranza, né consiglieri di minoranza, né sindaco, né presidente del consiglio, nemmeno i funzionari. E anche per cercare di ricondurre la questione nei termini corretti, per evitare interpretazioni e anche per scongiurare qualunque ipotesi anche di lettura di questo episodio, un'ipotesi che vada in una direzione sbagliata. Non mi pare che qui nessuno dei protagonisti
né il richiedente, in questo caso lei, né chi le ha risposto, consigliera Lasia, né lei né chi le ha risposto abbia inteso giocare in un modo scorretto. E da quanto il segretario generale ha affermato, da quanto il ragionier Merlino ha affermato, e io sono convinto che a volte le dichiarazioni debbano anche essere prese per quelle che sono, senza interpretazioni di retroguardia, senza retropensieri, senza tentativi anche di leggere le parole cercando di far dire quello che le parole non vogliono dire. Non mi pare che da parte dei protagonisti di questo episodio ci sia stata una deliberata volontà di oscurare, nascondere, impedire la corretta visione da parte dei consiglieri comunali di tutta quanta la documentazione. Il ragionier Merlino, in perfetta buona fede, con grande trasparenza e con grande anche serenità, con grande correttezza, ha affermato che secondo il suo parere questi ulteriori allegati che dovevano essere inviati non sono stati inviati per una semplice questione di risparmio. Permettetemi la battuta, lavora nell'ufficio dell'economia e se non fa risparmio il ragioniere capo del comune, chi lo fa il risparmio? Permettetemi questo intermezzo per poter stemperare anche un po' la tensione. Mi pare che da questo episodio, che qualcuno potrebbe definire increscioso, qualcuno potrebbe definire grave, qualcuno potrebbe definire anche surreale, kafkiano, ciascuno ci mette l'aggettivo che ritiene, mi pare che una cosa debba essere fatta salva: l'onestà personale e la correttezza delle procedure. Questa non è un'aula di tribunale, non ci sono imputati, non ci sono vittime, non ci sono capi di accusa, non ci sono giudici. Prendiamo atto semplicemente che a volte le cose del mondo vanno in una direzione che non è esattamente quella che ci si aspetterebbe nel momento in cui incominciamo ad agire. Facciamo tesoro di questa cosa. Gli uffici sapranno da adesso in poi che non esiste soltanto magari la procedura, ma dovrà anche esserci una correttezza, un'attenzione alla lettera dei regolamenti. La stessa cosa io chiedo a tutti i protagonisti, consiglieri e non consiglieri, quando si tratta anche di accedere agli atti, quando si tratta di fare delle interrogazioni, quando si tratta di chiedere come mai l'interrogazione non è accettata anche se è stata consegnata un giorno o due giorni dopo. Insomma, l'elenco degli, come potremmo chiamarli, degli strappi alla regola, delle eccezioni, potrebbe essere molto lungo. Io penso, e qui veramente vorrei che su questo fossimo tutti d'accordo, che dietro questa vicenda non c'è stato da parte di nessun tipo di volontà di scavalcare prerogative altrui o di nascondere o peggio ancora modificare in modo colpevole degli argomenti, dei documenti ufficiali dell'amministrazione. Pertanto io spero e mi auguro che questo episodio, certo è increscioso, è inutile che ce lo nascondiamo, è un episodio increscioso, ma gli episodi incresciosi a volte servono anche per crescere nelle proprie prerogative, nelle proprie competenze. Pertanto ci riconvocheremo nei termini con tutti i crismi della tempistica previsti da tutti i regolamenti che noi siamo giustamente tenuti a seguire, e prendiamolo come un esercizio di prova generale per il consuntivo che sarà approvato quando decideremo di aggiornare la seduta e convocare un altro consiglio comunale. L'assessore Fogliato mi pare che avesse chiesto la parola, prego. Grazie.
solo per un brevissimo intervento che è più che tutto una riflessione, non è da prendere in contrapposizione con nessuno degli interventi precedenti. Una riflessione su tre aspetti. Il primo è di ribadire l'estrema e la grande fiducia, rispetto per tutto il lavoro che gli uffici hanno fatto, nella volontà appunto di lavorare bene e mettere in grado tutti quanti a loro volta di lavorare bene. Il secondo è il fatto che, e penso che non servano le parole, penso che l'abbiamo dimostrato anche nelle sedi opportune, che e la sede opportuna è la Commissione Finanze e Tributi, credo che ed è dovere da parte mia, da parte dell'amministrazione, dell'estrema disponibilità a mettere in campo tutto quello che sono i vari aspetti del bilancio consuntivo, in modo da crescere noi per primi, crescere i vari componenti della Commissione Finanze e Tributi. Se vi ricordate, abbiamo voluto che prima ancora che si entrasse nel merito dei numeri, e grazie all'intervento che ha fatto in modo pregevole il responsabile ragioniere capo, di spiegare cosa servono i vari documenti, perché per poter capire i numeri è anche importante che funzione ha il vario documento. Vi era un articolo del Sole 24 Ore dove invitava veramente a snellire tutta questa mole di documenti, perché l'importante è capire, non ripetere 10 volte le stesse cose, che si diventa poi difficile e confusionario. E con questo, è un articolo recente del Sole 24 Ore, e con questo vengo al terzo aspetto. Alcuni di voi che siedono qui nei banchi del Consiglio Comunale erano presenti quando io facevo il consigliere comunale. Penso che nei miei tanti difetti, tanti, tantissimi, c'è stato anche quello di essere molto pistino su questo aspetto qui, di leggere tutto quello che mi veniva mandato, in modo particolare il bilancio. Torno a dire, ripeto, onde evitare qualsiasi malinteso, senza nessuna contrapposizione, senza nessun raffronto con chi mi ha preceduto, o dire meglio interpretarlo quel modo lì, io rispetto tutto quello che è stato detto. Io credo che il mio dovere di consigliere comunale nei confronti dei cittadini l'ho sempre assolto nel momento in cui ho cercato di capire il contenuto di quel bilancio, perché ne sono testimoni, già allora non tutto, anche lì si arrivava a volte di corsa, i documenti si arrivava quando erano pronti, in modo particolare la relazione dei revisori, ma nel momento in cui io avevo gli elementi, e devo dare atto sempre alle giunte che c'erano, che mi hanno messo in grado di comprendere e dare un giudizio positivo o negativo sul bilancio, io quello ho ritenuto assolto il mio dovere e il compito di consigliere comunale. Io credo che, ma lo dico in punta di piedi, torno a dire, senza nessuna contrapposizione, noi questo l'abbiamo assolto nel momento in cui abbiamo approvato il 4 di aprile il bilancio, l'abbiamo messo con tutto il suo contenuto, con la sua storia a disposizione. È vero che l'aspetto tecnico, vi è un documento che è un po' più tecnico, ma vi è un altro documento che è quello più lungo, quello di circa 120 pagine, che abbiamo volutamente, anche memori, non ho vergogna a dirlo, di errori fatti in passato, dove è giusto che l'amministrazione renda conto non solo nei numeri ma anche nel contenuto, nello spiegare il perché. Poi rende più facile anche il giudizio negativo anche,
quello c'era, l'abbiamo portato immediatamente quando c'è stata la prima commissione finanze e tributi, ed è il documento che serve, a mio parere, a dare un giudizio più compiuto se politicamente, non formalmente o dal punto di vista di legge, ma se politicamente abbiamo rispettato il nostro mandato o meno. Poi il Consiglio è sovrano, giudicherà se l'abbiamo rispettato nel 2016 o meno, ma quello credo che noi abbiamo messo a disposizione del Consiglio, che, di cui ho il massimo rispetto, del sovrano su questo aspetto qui, tutto quello che era possibile per esprimere un giudizio. Pertanto anch'io sono d'accordo con la scelta del sindaco, che pur io sarei più portato a dire in questo momento si poteva discutere, però per onde evitare qualsiasi conseguenza è giusto così portarlo più avanti, in modo che a maggior ragione il dibattito sia ancora più ampio e più compiuto. Questa è la bellezza della democrazia, è la bellezza di una funzione di un consiglio comunale, dove nessuno ha da nascondere nulla. Grazie all'assessore Fogliato. Bene, il consiglio quindi è chiuso, si riconvocherà nei tempi opportuni e stabiliti. Ah, un'ultima cosa. Non bisognerebbe votare la mozione d'ordine. No, non può decidere il Presidente del Consiglio. Va bene, io lo davo per scontato. Comunque, no, anche qui, interpretando in senso di buona fede le dichiarazioni, o meglio le non dichiarazioni che non sono venute, io ho interpretato come un tacito accordo. Però chiedo scusa, consigliere Tripodi, se no, siamo qui forma per forma e formalità per formalità. Se ritenete opportuno che... Va molto bene, allora io aspetto che ogni capogruppo di quelli che non hanno parlato faccia la dichiarazione. Mi risulta anche che il consigliere, a parte il consigliere Somaglia, nessun altro ha detto se era d'accordo o meno sulla proposta del consigliere Milazzo, e pertanto argomenti ce ne sono ancora, quindi siamo pure qui, aspetto le vostre dichiarazioni ai sensi della richiesta del consigliere Allasia. Consigliere Ferrero, prego. Sono d'accordo che si proceda alla votazione. Do il buon esempio, il primo, a nome del gruppo che rappresento, esprimo parere positivo alla sospensione del Consiglio, al rimando del Consiglio. Sono favorevole alla proposta, che intendevo già fatta a nome della maggioranza, ma la ripeto a nome del gruppo, e gli altri colleghi faranno altrettanto, nella non corresponsione del gettone di presenza di questo Consiglio. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Si è spento da solo, consigliere Bergesi. Anche io dichiaro per il mio gruppo l'essere favorevole alla proposta della consigliera Milazzo, e anche noi voteremo a favore del rinvio del consiglio comunale. Grazie, consigliere Panero. Grazie presidente. Siamo chiamati a votare a favore della mozione d'ordine, non penso dell'annullamento del Consiglio Comunale. Con le parole che sono state dette dal segretario, anche non volessimo o avessimo l'intenzione di proseguire nella discussione, credo che sarebbe andare contro a quello che è il parere tecnico dell'organo che qui è chiamato a difendere, tra virgolette, il rispetto del svolgimento tecnico del Consiglio Comunale. Quindi chiamati sul quello che dice l'articolo 81 a votare sull'accoglimento o no della mozione d'ordine, noi riteniamo di votare positivamente
non sulla sospensione del Consiglio Comunale, ma sull'accoglimento della mozione d'ordine. Grazie. Un voto della sospensione. Grazie a lei. Consigliere Marengo. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto, prima di fare la mia dichiarazione, vorrei ringraziare veramente gli uffici che quotidianamente svolgono un lavoro encomiabile. Ringrazio il segretario per la prudenza, anche, diciamo così, della scelta, e anche il ragionier Merlino. Ha ragione la consigliera Milazzo, anch'io mi adeguo, perché è giusto che almeno per questa sera i consiglieri non ricevano il loro emolumento. Quello che mi dispiace questa sera è che purtroppo non si sia entrati nel merito della questione. Per carità, la questione è rimandata solo di pochi giorni, però effettivamente credo che il Consiglio, nel momento in cui adempia le sue funzioni, e cioè quelle di controllo sicuramente, ma quella anche di rappresentanza dei cittadini che ci hanno eletto, e raggiunga il suo massimo scopo nel momento in cui avviene una discussione politica di un documento importante così come quello che è del bilancio. Quindi sono favorevole al rinvio del Consiglio e voterò a favore della mozione del consigliere Allasia, sperando di ritrovarci appunto in tempi rapidi a parlare di politica e non di tecnicismi o formalismi, perché la burocrazia, il nostro paese è campione di burocrazia, in questo caso ci sta spiegando, e lo vediamo sotto gli occhi quotidianamente, che di burocrazia e di formalismi si muore. Quindi ecco, il mio auspicio è quello di rivederci in tempi rapidi, proprio per parlare di bilancio e di parlare di politica. Grazie. Dunque, se proprio volessimo spaccare il cappello in quattro, c'è un altro argomento che io metto lì. I gruppi si sono espressi sulla mozione d'ordine del consigliere Allasia. Chiedo poi conferma di nuovo ai tecnici se il mio ragionamento fa acqua oppure no. Il sindaco nel suo intervento aveva condiviso le ragioni presentate dal segretario generale e di fatto ha chiesto il ritiro della delibera, anzi delle due delibere. A questo punto, stasera facciamo lavorare il segretario generale in punta di diritto. A questo punto chiedo, prima di tutto a me stesso, poi al segretario generale e poi ai colleghi consiglieri, quando il sindaco dichiara il ritiro delle delibere dalla discussione, non c'è più necessario votare nessun tipo di mozione d'ordine, perché il sindaco ritira le delibere. Dico bene, signor segretario? Bene. Pertanto i gruppi si sono espressi sulla mozione d'ordine del consigliere Allasia, ma di fatto quando il sindaco ha detto io ritiro la delibera non esiste più all'ordine del giorno. E pertanto, mi corregga se sbaglio, c'è il rinvio delle delibere, c'è il ritiro delle delibere, bisogna votare? Non bisogna votare. Prego, consigliere Sommaglio. Sì, sì, prego, 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 il discorso mio è chiuso. No, velocemente, non voglio portare via tempo, ma volevo unirmi alle parole del sindaco di cordoglio sia per la scomparsa del papà della nostra dipendente, ma soprattutto perché ero amico di Roberto Fabi, abbiamo avuto dei trascorsi sportivi insieme tanti anni fa e quindi mi ha particolarmente colpito. E chiudo facendo i complimenti all'amico Gianfranco Vergnano, che è stato eletto qualche giorno fa vicepresidente nazionale vicario dell'UNS e segretario generale dell'AIDO nazionale. Quindi a Gianfranco, che è un amico, vadano i miei migliori auguri di buon lavoro. Grazie. Allora, siccome chiudiamo da come siamo ripartiti, io mi permetto di così segnalare che una squadra di studenti del liceo Giolitti Gandino ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Nazionali della Cultura e del Talento, che si sono sviluppate su diversi... Prego? No, va bene, poi... Ah, sì, sì. Su diverse tappe,
I concorrenti in tutta Italia sono stati 10.000 nei vari livelli, la semifinale li ha visti passare su 300 e la finale erano 43 le scuole. La prima scuola, la vincitrice, è stato un istituto superiore, istituto di istruzione superiore Maiorana di Moncalieri. Il secondo, il medaglia d'argento, è stato un liceo di Roma e il terzo è stato il liceo Giolitti Gandino di Bra. Un gruppo di 5 ragazzi di terzo liceo classico e uno di terzo scientifico. L'età media era inferiore rispetto a tutti gli altri. Di solito le altre scuole hanno concorso con i ragazzi di quinta superiore, noi invece avevamo i ragazzi delle terze. Quindi praticamente prendiamo questo consiglio comunale come una sorta di annuncio delle comunicazioni. Siamo partiti con le comunicazioni, abbiamo aperto la parentesi sulla questione formale, ritorniamo alle comunicazioni. Su questo non si deve votare perché la giuria del premio delle Olimpiadi ha già votato. Consigli, assessore Foglio. Sì, chiedo scusa, visto che siamo in materia, eravamo in materia economica, non abbiamo potuto discutere, però è un'altra bella notizia economica, in questo caso anche se un po' particolare. Domani in Banca d'Italia e alla Zecca dello Stato a Roma vi sarà la finale, dove noi abbiamo la terza elementare della scuola Edoardo Mosca in finale insieme a Verona e Pesaro, mi sembra, e la gara era di inventare una nuova moneta, ecco, sempre nell'area euro, però un nuovo biglietto. E effettivamente non anticipo i contenuti perché poi sarà bello che siano gli stessi studenti e che avranno modo di presentarlo, e facilmente la prossima occasione potrebbe essere nell'introduzione all'ultimo appuntamento della scuola di pace, che è il 12 di maggio. E mi non dirlo prima perché gli stiamo facendo in bocca al lupo per questa finale, ma vi garantisco che è un bellissimo lavoro che hanno fatto, una bella idea legato al tema della pace e dell'uguaglianza, che hanno saputo crearlo dandogli un valore a un valore, il valore della moneta, che sa incorporare in sé altri valori. Perciò un grande in bocca al lupo alla nostra terza elementare, perché si faccia onore domani in Banca d'Italia. Grazie assessore, ha chiuso, sì. Allora, prima di sciogliere la riunione, questa volta devo far mettere ai voti la proposta del consigliere Milazzo di rinuncia al gettone di presenza. Anche qui, se ci sono degli interventi di dichiarazione di voto, no, voto elettronico. Sono partiti, segnaliamo la presenza, quindi siamo 2-7, va bene, si può votare. Votazione chiusa, 14 favorevoli e 1 astenuto. Non c'è immediata esigibilità, no, ci sarebbe l'immediata esigibilità, però è diverso. Grazie, a presto.